Volevo leggervi una notizia qua che è successa in Russia. Vittima del bullismo, poi in classe le immagini indignano il web. Chi l'ha ucciso lo ha definito un gioco finito male, ma Sergei Kasper, un 17enne russo, subiva da tempo atti di bullismo incontrollati. Anche il giorno in cui la sua vita si è spenta per quello che i suoi compagni hanno definito un gioco, il ragazzo è stato vittima dell'ennesimo scherno dei suoi cozzini. Il giorno del suo attacco, i bulli attendevano Sergei nel corridoio del Polytechnic College del numero 8 di Mosca. Ho capito, qua comunque la notizia è veramente sconcertante, ragazzi. Questi casi del bullismo succedono ogni giorno, questo veramente fido, veramente male. Continua a leggere, Matteo, perché. Dove il ragazzo si era trasferito da poco. L'adolescente adorava la letteratura e le arti, aveva una passione accesa per il palcoscenico e amava esibirsi durante le recite scolastiche, ma un giorno impreparato e sempre attento, mai un giorno impreparato e sempre attento, insomma quello che gli insegnanti chiamano lo studente modello. La sua preparazione e la sua voglia di fare avevano attirato le invidie dei compagni meno diligenti e hanno risposto alla cultura con il bullismo. Quel giorno, come tanti altri. A te, qua ci sta un poema. Com'è finita la notizia? In due parole. Che questo qua purtroppo è stato vittima del bullismo, che insomma non dovrebbe esserci perché ormai siamo nel 2015, quindi credo che insomma è ora che i ragazzi mettano pure un po' di capoccia, un po' di testa. Tutto qua.